Allora, oggi dobbiamo parlare di massimi e minimi vincolati. Allora, cominciamo con guardare il discorso in R2, dopo lo facciamo in RN in maniera generale. Se vi ricordate, allora, io ho, diciamo, un insieme T. Ok? T compatto. Poi F appartenente C0. Per il teorema di Weierstrass esiste il massimo in minimo. Facciamo C1, vai. Perché se non è C1 poi abbiamo difficoltà. Non riusciamo a sviluppare il. Però sappiamo, siccome C1 in particolare è C0, esiste M grande uguale al massimo di X appartenente a T di F piccolo X e similmente M piccolo di X appartenente a T di F piccolo X. Allora, fino ad ora, se noi vogliamo trovare il massimo e il minimo, e questo massimo e questo minimo, noi finora lo sappiamo andare a cercare solo nella parte interna di T. Poi sappiamo dire qualche cosa sulla frontiera se riusciamo a parametrizzare la frontiera, ma se no no. Cioè, se vi ricordate, una condizione necessaria nella parte interna di T affinché il punto sia di massimo e di minimo è che sia stazionario. Se x, diciamo che questo è uguale a f di x con 1, questo è uguale a f di x con 2. Poi ovviamente il valore massimo è unico, il valore minimo è unico, i punti di massimo e i punti di minimo potrebbero essere più di uno. Però, giusto per un attimo fissare le idee, supponiamo che punto di massimo sia unico e punto di minimo pure sia unico, in questo caso, giusto per far capire come. Allora, se x con 1 appartiene alla parte interna di T, noi sappiamo che cosa deve succedere. Allora l'implicazione si scrive o se allora oppure si scrive la prima cosa e poi la freccia di indicazione. Bene, è meglio non mischiare le due notazioni. Che deve succedere? Se il punto di massimo fosse intero, in questo punto che dovrebbe succedere? In quel punto abbiamo visto all'inizio del corso. Il gradiente. Allora, gradiente di F nel punto X, mettiamolo 1 in alto. Non sembra che sia una coordinata, In questa condizione avevamo detto che si chiama stazionarità, quindi, e questo è l'analogo del teorema di Fermat in una variabile. Come vedete, anche qui supponiamo che il punto sia interno ed esiste il gradiente del punto, cioè la funzione deve essere di classe C1. Allora, in una variabile supponevamo che il punto fosse interno e ci fosse la derivata, allora la derivata faceva 0. Qua se il punto è interno e la funzione è per esempio C1, allora il gradiente ci sta, il gradiente ci siamo fino a qui. Questo era ovvio perché un punto di massimo dove mi sposto qualunque derivata direzionale, appunto applicando Fermat, è nulla. E allora, se tutte le derivate sono nulle, direzionali, anche il gradiente. Le derivate, il gradiente è fatto dalle derivate direzionali rispetto agli x. Le persone degli x. Benissimo. E se x con 1 appartiene alla frontiera di T, qual è la vera condizione? Ok?
Allora, qual è la condizione, cioè, di stazionarietà? Qualche cosa avevamo detto, se vi ricordate, avevamo detto che la curva di livello doveva essere tangente alla frontiera. Adesso lo diciamo in un altro modo, anche perché il concetto di tangente noi non ce l'avevamo in realtà preciso. Che significa tangente? Significa che la frontiera, se la parametrizzo con una curva regolare, questa curva regolare avrà il versore tangente. Questo versore tangente non dipende dalla parametrizzazione, fin quando la curva è regolare. Questa qua, la frontiera di t, in questo caso è la curva regolare a tratti. Allora, questo è il versore tangente. Naturalmente, se la parametrizzo al contrario, il versore cambierà soltanto il verso, ma la direzione del versore tangente è sempre la stessa. Allora, cosa succede? Immaginiamo, prendiamo qua un punto x, chiamiamo x con 0, e andiamo a rappresentare, allora questo è il tau, il versore tangente alla frontiera nel punto x con 0, e questo è il gradiente di f in x con 0. La mia domanda è: può questo essere un punto di massimo o di minimo? No. Perché no? Perché quest'angolo non è 90 gradi. Chiaro? Allora, cioè il concetto è... Allora, dimenticatevi della parte interna. Con la parte interna si può aggiungere il discorso, ma si aggiunge a parte. Adesso, stare sul vincolo significa stare su questa parte di frontiera che è descritta da una certa equazione. Vincolo, equazione, equazione, vincolo. Chiaro? Allora, io sto su questa parte di frontiera, sto sul vincolo. Allora, se mi muovo sul vincolo, io sono costretto a muovermi, quando mi muovo da x con 0, supponiamo che mi muova da x con 0 a x, come mi sono mosso? Più o meno, se lo spostamento è piccolo, in che direzione mi sto spostando? Esattamente nella direzione della versione tangente. Poi naturalmente il coefficiente può essere positivo oppure può essere negativo se mi sposto dall'altra parte. Quindi il mio x lo posso scrivere come x con 0 più x meno x con 0, questo è circa lambda tau, dove il tau è il versore tangente, più o piccolo di norma x meno x con 0. Cioè, rispetto a quello spostamento lì, quello poi che avanza, diciamo, la differenza sarà un infinitesimo del secondo ordine. In realtà questo qua è o piccolo di lambda, questo è una norma di tau, è uguale a 1, è fisso, è lambda che tende a 0. Quindi norma di x meno x con 0 fa valore assoluto di lambda, e quindi quello è un piccolo di lambda. Okay. Allora andiamo a vedere che succede a f di x. F di x è uguale a f di x con 0, lo 0 come al solito dobbiamo mettere in alto, più il gradiente di f calcolati in x con 0 scalati x meno x con 0 più o piccolo di lambda, cioè quello che avanza sarà un infinitesimo se f è 5 di ordine superiore a lambda. Questo qui però chi è? Non è altro che lambda gradiente f x con 0 scalare tau. Quindi io posso riscrivere che f di x meno f di x con 0, portando f di x con 0 al primo membro,
è uguale a questo pezzo, che è lineare in lambda, più un termine di ordine superiore rispetto a lambda. Ora, capite bene che se questo termine è uguale a 0, io qua non posso dire nulla sul segno di questa differenza, perché dipende tutto dai termini di ordine superiore. Se viceversa, questo è diverso da 0, qui c'è un termine del primo ordine di lambda, tutti gli altri termini sono di ordine superiore al primo, e quindi quando lambda è abbastanza piccolo, il segno di questa differenza dipende dal segno di lambda e dal segno di questo prodotto scalare. Chiaro? Quindi per esempio, se quel prodotto scalare, come in quel caso, è positivo, qui vedete, il prodotto scalare è positivo perché l'angolo è minore di 90 gradi, se mi sposto da questa parte la funzione cresce, se mi sposto dall'altra parte la funzione decresce. Noi l'avevamo visto in un altro modo, avevamo detto la curva di livello è ortogonale rispetto al gradiente, quindi da questa parte io mi sposto nella zona dove le curve di livello hanno un valore superiore, quindi la funzione cresce, se no dall'altra parte mi sposto verso la parte dove la funzione decresce. Ci siamo fino a qui? Bene, quindi la condizione, qual è la condizione di stazionarietà? Diciamo, qua siamo in R2, se esiste il versore tangente nel punto x con 1, allora se quello era un punto di massimo, sicuramente come doveva essere questo prodotto scalare? Io dico che doveva essere per forza 0, perché se non fosse 0 è chiaro che mi rimane il segno di lambda, mettiamo che sia positivo, allora quando lambda è positivo quella differenza è positiva, quando lambda è negativo per lambda piccolo quella differenza è negativa, che significa? Da una parte la funzione cresce ma dall'altra decresce sul vincolo, e quindi sicuramente non si tratta né di un massimo né di un minimo, perché se da una parte cresco e da un'altra parte decresco la funzione non ha lì in quel punto né un massimo né un minimo. Quindi la condizione di stazionarietà sulla frontiera è questa, che il gradiente scalare il versore tangente deve fare 0. Ok? Quindi adesso lo dico solo a voce, quindi se io voglio trovare i punti di massimo e minimo di f su t, come faccio? Prima vado a controllare i punti stazionari interi, cioè i punti dove il gradiente si annulla, magari sono 3, poi vado a controllare i punti stazionari sulla frontiera, cioè impongo, diciamo, vado a scrivere per esempio la parametrizzazione della frontiera, impongo che il gradiente della funzione nel punto della frontiera e il versore tangente siano ortogonali, e magari trovo altri due punti, uno qua e uno qua. Ho finito? No. Prima di tutto, prima di andare avanti, tenete conto che quando io vado a imporre un vincolo, per esempio questo qua era un arco di circonferenza. Allora, circonferenza come si impone? Per esempio, se era una circonferenza di centro origine di raggio 3, era x quadro più y quadro uguale 9. Allora, io quando vado a parametrizzare, poi vediamo un altro modo di farlo, questo, il metodo massimo manipolato, ma comunque quando vado a parametrizzare, parametrizzo tutta la circonferenza. Quindi quando vado a imporre la condizione di ortogonalità del gradiente sul vincolo, magari il punto me lo trovo qua, se il punto me lo trovo qua, cosa faccio? Lo prendo e lo butto, perché non è un punto della mia frontiera. Quindi, così come quando prendevo la F e andavo a trovare i punti stazionari, se il punto stazionario mi veniva fuori di T, il punto di che facevo? Semplicemente lo ignoravo. Quindi
Quando la mia funzione è definita naturalmente su un insieme più grande di t, oppure quando la vado a prendere sul vincolo, l'insieme dei punti del vincolo è più grande di quel pezzo di frontiera che sto esaminando, se la condizione di stazionarità, quando la vado a sviluppare, mi dà dei punti che stanno fuori del pezzo di insieme che mi interessa, semplicemente prendo e lo ignoro, cioè perché giustamente non sono punti dell'insieme. Allora, quindi qua cosa devo fare? Devo prima vedere i punti stazionari dentro, poi vedere i punti stazionari su questo vincolo qua, poi su questo qua, poi su questo qua, poi su questo qua. Magari sono 5 punti, ripeto, su quei due pezzi non ci sono punti stazionari, su quello di sopra e quello di sotto ci sono punti stazionari, la condizione stazionarità sulla frontiera, ripeto, è questa, e dentro avevamo altri 3 punti stazionari. Ho finito? Perché non ho finito? Che ci manca? Ci mancano questi 4 punti qua. Perché questi 4 punti qua vanno considerati? Perché lì la condizione di massimo e di minimo non implica questa condizione di stazionarità. Facciamo un esempio. Supponiamo che qua il gradiente della funzione faccia così. Allora, la curva di livello farà così. Lo vedete che l'insieme è stato, almeno localmente, sta tutto alla stessa parte rispetto alla curva di livello, sta tutto di là. Questo che cos'è? Un massimo locale. Perché? Di qua la funzione cresce, di qua la funzione sta al di sotto del livello che c'è in questo punto, e quindi qua questo qua è un massimo locale. Ma dice, ma allora sì, allora il punto è stazionario. No, manco per niente. Qua la tangente fa così. Una tangente, qua di tangenti ce ne stanno due, una che viene da qua, siccome questa è regolare da qua, e una che viene da là. Però questo gradiente non è ortogonale a nessuna delle due tangenti. E perché? Perché qua non stiamo su un vincolo, stiamo sull'intersezione di due vincoli. Qua, vedete, dentro T siamo su un pezzo di piano dimensione 2, sulla frontiera di T, quando parametrizzo un pezzo di frontiera è una curva, il sostegno di una curva dimensione 1, quando vado a prendere uno di questi punti qua, sto sull'intersezione di due pezzi di curva, la dimensione è 0. Allora quelli rimangono punti singoli e vanno considerati comunque. Se volete essere certi e sapere che questo è un massimo, che dovreste fare questo vettore tangente, questo vettore tangente, e verificare che questo è il prodotto scalare è positivo su tutte e due. Ma più semplicemente, se io avevo 7 punti, ci aggiungo questi 4 punti, ottengo 11 punti, mi calcolo il valore della funzione su tutti quegli 11 quei punti, il più grande è il valore di massimo e il più piccolo è il valore di minimo. Fine, perché sono un numero finito, capito? È chiaro il modo di ragionare? Ok. Allora, vediamo se avete capito qualcosa. Adesso vi cambio leggermente le carte in tavola. Prendiamo il cubo, questo è il cubo di R3 e l'insieme delle x, y, z, tali che x è compreso tra meno 1 e 1, y è compreso tra meno 1 e 1 e z è compreso tra meno 1 e 1. Questo chi è? Questo è un cubo, è un cubo meno 1, 1 per meno 1, 1 per meno 1, 1, ok? Vabbè, il disegno è una schifezza.
quel disegno qua senza gli assi che facciamo qui. È un cubo di lato, i lati del cubo sono la lunghezza B. Ok? Adesso voglio prendere questa funzione qua, f di x, y, z uguale 3x quadro meno y più 2z. Vorrei sapere su questo cubo dove c'è il massimo e dove c'è il minimo. Vediamo un po' se sapete ragionare in maniera parzialmente analoga a quello che abbiamo detto e dirmi dove sta il massimo e dove sta il minimo, quanto vale il massimo e quanto vale il minimo. Molto elementare, perché la funzione somma di tre pezzi che si analizzano molto semplicemente, ogni pezzo dipende da una singola variabile. Allora questo esercizio ci vogliono circa 3 decimi di secondo. Allora, quanto vale il massimo? Metti giusto, ci sta parlando per 3. Allora, quanto vale il massimo? Per la 5. No, non male 5. Un po' di più. No, 5 è un valore della funzione, ma il massimo vale qualcosa in più. Quanto può valere? Ragionate separatamente. Il massimo vale 6. In questi punti qua, f di più o meno 1, virgola, meno 1, virgola, la funzione vale 6. Qua ci metto 1, meno 1, qua la funzione vale 3. Se ci metto meno 1 qua, 3 più 1 fa 4, se ci metto 1 qua, 4 più 2 fa 7. Allora, io cosa devo dimostrare? Io devo, per vedere che, allora, innanzitutto il massimo è quello, devo dimostrare che il massimo sia quello, e devo dimostrare che i punti di massimo sono quei due. Vedete, i punti di massimo sono due, no? Vi ho un attimo complicato le cose mettendo sto quadrato qua. Ok. Dov'è il minimo della funzione? Il minimo della funzione in realtà è unico.
Qual è? Quanto vale il minimo? Il massimo l'ho fatto io, il minimo lo potete fare pure voi. Il gradiente è qua, sul punto 0. Anche c'è il minimo. Scusate il gradiente. Il minimo vale? Meno? Quanto vuoi? Io dico che il minimo vale meno 3 ed è in questo punto qua 0, 1, meno 1. Qua la funzione vale meno 3 e questo è il punto di minimo. Allora, scusate, prendiamo il valore della funzione in un punto qualunque. Allora, prendiamo i pezzi singoli, 3x qua, la x è compresa tra meno 1 e 1, allora questo è compreso tra 0 e 3, o no? Io siete fortunati che vi ho preso un cubo, quindi un cubo è un prodotto cartesiano, quindi quando prendo x compreso tra meno 1 e 1, y poi e z possono variare anche loro tra meno 1 e 1 e meno 1. Meno y, sempre per la y compreso tra meno 1 e 1, è compreso tra meno 1 e 1. Però al contrario, quando y vale 1, questo vale meno y vale meno 1, quando y vale meno 1. Meno x vale 1 e 2z è compreso tra meno 2 e 2, sempre per z compreso tra meno 2. Nel nostro caso noi sappiamo che queste disuguaglianze sono verificate tutte e tre, quindi la nostra funzione, i vari addendi della nostra funzione devono soddisfare queste disequazioni tutte e sei. Allora, se sommo, quando faccio la somma cosa mi viene? Che f di x, y, z è compreso tra meno 3 e 6. Quindi questo mi dimostra che meno di meno 3 e più di 6 non può valere. Allora, dove può valere 6? Per valere 6, questo deve valere 1. Quindi la y deve essere meno 1. Questo deve valere 2, quindi la z deve essere 1. E questo deve valere 3, quindi la x deve essere o 1 o meno 1. Per forza. Se invece deve valere meno 3, allora 3x quadro deve fare 0, quindi x deve fare 0. La y deve valere 1 e la z deve valere meno 1. Fine. Abbiamo dovuto scrivere una derivata? No. Allora, questo significa che sì, questo dice che quello che abbiamo detto fino a ora non era vero. No, quello che abbiamo detto fino a ora è verissimo, soltanto che non deve abolire il fatto che abbiate un cervello. Adesso andiamo a vedere come si giustifica questo discorso con il discorso di prima. Come si fa? Come si fa la stazionarietà? Come si fa la stazionarietà? Allora, innanzitutto, il vostro cubo, come lo dovete immaginare? Lo dovete immaginare? Ci avete presente quando vi fanno l'esplosione nel disegno di una macchina che fanno tutti i pezzi singolarmente? Dovete immaginarlo così, cioè dovete immaginare la parte intera, poi dovete immaginare le sei facce, la faccia di dietro qua, la faccia davanti qua e che c'è manca la faccia di sotto. Le sei facce, i
12 spigoli. I 12 spigoli. E gli 8 vertici. Capito? Questo cubo è fatto da la parte interna, le facce, anzi per meglio dire la parte interna delle facce, che sono di dimensione, cioè quando dico la parte interna delle facce intendo dire le facce senza gli spigoli, le facce senza il loro bordo, poi dagli spigoli senza i vertici e dai vertici. Quindi quanti insiemi abbiamo? Quante descrizioni abbiamo? Una per la parte interna, 6 per le facce, su 7, 12 per gli spigoli, su 19, 8 per i vertici, su 26. Perché? Perché io ho, diciamo, e sono 26, 3 alla 30. Perché? Perché io posso avere facciamo un esempio, non le voglio scrivere tutte 26, se non metto vincoli dove sto? Qua, vincoli sono equazioni. Le disequazioni rimangono, eh? Se ho solo le disequazioni, ma non ho le equazioni, che significa? Le mie disequazioni diventano minore strette. Quindi dove sto? Parte interna. Allora, per esempio, mettiamo un vincolo, x uguale 1. Dove sto? Gli altri vincoli devono essere con la disequazione, perché non sono vincoli, le altre disequazioni, siccome non sono vincoli devono stare col mio. Quindi x uguale a 1, x ho compreso strettamente tra meno 1 e 1 e 0 ho compreso strettamente tra meno 1 e 1, dove sto? Su una? Una faccia. Una faccia che c'ha x uguale a 1. Se metto due vincoli, esempio x uguale 1, z uguale meno 1, la y sarà invece compresa tra meno 1 e 1 strettamente, perché il resto rimangono, non sono vincoli, quindi sono disequazioni. Sto su uno spigolo. Però attenzione, lo spigolo senza i vertici. Se metto tre vincoli, e un vertice, tre vincoli, sto su un vertice. Per esempio meno 1, 1, 1, oppure 1, meno 1, 1, uno di questi 8 vertici. Oh, andiamo a visualizzare i punti di massimo e di minimo che abbiamo trovato. Dove stanno? Allora, uno sta, allora questa era la x, eh? Questa era la y, scusate, questa era la x e poi c'è il 0. Quindi era 0, poi la y 1 e la z meno 1. Quindi la x stava qua. Il centro stava nel centro del... Quindi 1 è, scusate, 0, 1, meno 1 sta qua. Questo è un punto. Gli altri due invece stavano nella x meno più 1, nella y meno 1, nella z 1, stanno qua.
quindi i punti di massimo stanno qua, il punto di minimo sta qua. Quindi i due punti di massimo stanno su due vertici, il punto di minimo sta a metà di uno. Spiego. Ok? Allora dice, ma come facciamo a capire questa cosa? Con le derivate. Allora, cominciamo a fare le derivate, cominciamo a fare i gradienti. Gradienti di f di r. Diciamo, in x, y, quanto fa? 6x. 6x meno 1. Questo è il gradiente. Qual è la regola di stazionarietà all'interno del gradiente? All'interno dell'insieme? Che il gradiente deve essere nullo. Può essere nullo? No. Allora all'interno dell'insieme non ci stanno punti stazionari. Allora. Adesso dobbiamo andare a vedere sulle facce. Allora, sulle facce, qual è il problema adesso? Che le facce non sono curve, ma sono superfici. Allora, quando vado a parametrizzare una superficie, per esempio, immaginate di parametrizzare questa superficie qua, che cosa ho? I versori tangenti nella parametrizzazione c'erano due, vi ricordate? La superficie si chiamava φ, ci stanno φ e φv e sono indipendenti. Quindi, se sono indipendenti, generano un piano. Questo piano è quello che si chiama piano tangente. In questo caso il piano tangente è semplice perché siccome la faccia è piatta, il piano tangente coincide con la faccia stessa. O meglio, è il piano per l'origine parallelo alla faccia. Perché tutti questi piani devono passare per l'origine. Però, capite? Quindi il piano... Allora, che vuol dire in questo caso sulle facce la condizione di stazionarietà? La condizione di stazionarietà significa che il gradiente deve essere ortogonale a tutto il piano tangente, cioè a tutti e due. Perché? Allora facciamo, faccio qua la figura. Allora, se io ho un solo vincolo in R3, qua, se mi muovo di poco, posso supporre di muovermi sul piano tangente. Allora, se il gradiente è fatto così, allora vedete che qua i vettori io posso realizzare qualunque spostamento che si trovi sul piano tangente. Nel momento in cui anche uno solo di questi spostamenti è non nullo, diciamo mi dà un prodotto scalare che non è nullo, vuol dire che da quella parte, quando vado a scrivere gradiente di f scalari, questo è il gradiente, questo è lo spostamento, il prodotto scalare com'è? Positivo. Quindi quando mi muovo da questa parte la funzione aumenta, dall'altra parte sul piano di qua aumenta, di là. Quindi qual è la condizione? La condizione è che deve essere ortogonale a tutti i vettori tangenti. Però il piano in R3 ha un vettore che è normale. Quindi ortogonale ai vettori tangenti che significa? Parallelo al vettore normale. E chi sono i vettori normali? In questo caso qua noi abbiamo 6 facce a 2 a 2 parallele. Allora prendiamo per esempio questa faccia qua, chi è il vettore normale? Il vettore che va lungo l'asse x. L'altra faccia è il vettore che dà lungo l'asse x e l'altra faccia è il vettore che dà lungo l'asse z.
Quindi questo, se x meno 1, 2 può essere parallelo a 1, 0, 0, a 0, 1, 0, a 0, 0, 1? Eh no, perché per essere parallelo deve avere due zeri. Qua al massimo può essere 0 solo questo. Quindi questo lo ripetiamo meglio quando adesso facciamo un metodo dei massimi e minimi qua. Però sulle facce punti stazionari non ce ne sono. Poi dobbiamo andare a vedere sugli spigoli. Allora, gli spigoli sono curve, quindi effettivamente ce l'hanno i vettori tangenti. Chi sono i vettori tangenti? Anche in questo caso sono, gli spigoli sono 12, 4 sono paralleli all'asse x, 4 sono paralleli all'asse y, 4 sono paralleli all'asse z. Quindi anche qui i vettori tangenti, adesso sono i tangenti, non quelli normali, questi tangenti di mo sono esattamente quelli normali di prima alle facce, cioè sono sempre i vettori della base canonica 1, 0, 0, 0, 1, 0. Però stavolta che cosa ci vuole? Che il mio vettore sia ortogonale a uno di questi. Allora, dov'è che è ortogonale? Può essere ortogonale a 0, 1, 0? No, perché c'è meno 1. Può essere ortogonale a 0, 0, 1? No, perché c'è 2. Per la tua scala viene 2. Può essere ortogonale a 1, 0, 0? Se io faccio il gradiente scalare 1, 0, 0, quanto mi viene? 6x. E quando mi viene? Quando è che mi viene 0? Quando x è uguale a 0. Ma qua di quali punti stiamo, di quali segmenti stiamo parlando? Di questi due. Perché questi due hanno il versore tangente che è parallelo all'asse x. Quindi stiamo parlando dei punti 0, 1, meno 1 e dei punti 0, meno, diciamo, di questi 4, 0 più o meno 1 più o meno 1. Sono 4 i segmenti che sono paralleli al stesso. Quindi questi 4 qua sono punti stazionari. E poi ci rimangono gli 8 vertici. Quindi il massimo da dove deve uscire? Da quei 4 punti stazionari e dagli 8 vertici, il massimo e il minimo. Dove sta il minimo? Su uno di quei punti stazionari. Dove sta il massimo? Su due dei vertici. Poi vi potete andare a analizzare gli altri punti, se sono massimi, minimo, locali o qualcosa del genere. In realtà mi pare, allora, per quanto riguarda, in molti casi non sono nulla, non sono nulla, perché da una parte la funzione sale, dall'altra parte la funzione scende in una direzione nell'altra. Comunque, come vedete, la situazione teorica richiede comunque l'analisi di 27. Allora, vabbè, 12 sono valutazioni di punti e quelle, diciamo, quelle che sono facili, ma le altre, allora 1, 6, no, 8 sono valutazioni di vertici, le altre 19 sono comunque analisi di punti stazionari. Quindi stiamo parlando che comunque devo vedere i gradienti, se sa nulla, se non sa nulla, dove sa nulla, dove non sa nulla. Mo lasciamo stare che qua era abbastanza veloce, però è sicuramente stato più veloce ragionare un attimo e concludere che siccome x è compreso tra
meno 1 è 1, 3 x quadri compreso da 0 è 1. È chiaro? Allora, vedremo in casi più complicati che quando abbiamo per esempio un sottoinsieme di R3, automaticamente, o anche un sottoinsieme di R2, automaticamente noi possiamo dire che in certe zone dell'insieme il massimo e il minimo non c'è. Quindi si può andare a esaminare un problema più semplificato. Perché? Chiaro? Ok. Questo discorso non ha molto a che vedere con i massimi e minimi vincolati, ma ve lo ricordo, mi pare che l'avevamo già fatto questo esempio, ma lo rifaccio. Una volta tieni applicate questo insieme di R2. Qual è l'insieme? È quello che tratteggio in bianco. Quindi la faccio. Ok? Allora, questo insieme si fa facilmente. Qua prendete per esempio un cerchio di raggio 4. Poi prendete gli occhi, sono, mettete i centri un po' di opportuni, gli occhi e il naso sono due cerchi di raggio 1, cioè io dietro, la parte interna. Poi prendete due parabole e fate la bocca e ci togliete la parte compresa tra le due parabole. A questo punto voi avete questo insieme qua, ok? Poi vi do una funzione che è definita per esempio un polinomio di secondo grado e vi dico andate a trovare il massimo e il minimo del polinomio sulla faccia. Attenzione che la faccia, siccome c'ha tutti i pezzi di frontiera, è un insieme chiuso e limitato, quindi il compatto non ci sta massimo di. Allora, come dovete pensare la faccia? Se voleste fare con i massimi vincolati, come dovreste pensare? Parte interna, poi un vincolo, la frontiera esterna, diciamo la parte della faccia, oppure il contorno degli occhi, il contorno del naso, il contorno delle labbra di sopra e di sotto. Ma poi rimane gli angoli della bocca, perché gli angoli della bocca sono due vincoli, perché sono all'intersezione delle labbra di sopra, del contorno labbra sopra e del contorno labbra sotto. Quindi voi dovreste andare a esaminare i punti stazionari interni, poi quelli su 1, 2, 3, 4, 5, 6 vincoli, più calcolare la funzione di questi due vincoli. Ok? Quanto tempo ci vuole? Parecchio. Allora si fa così. Supponiamo che uno, senza sapere né leggere né scrivere, si fa il massimo della nostra funzione su tutto il cerchio grande. Fa il massimo e il minimo. E trova che il massimo stia qua e che il minimo, voglio rispettare l'esercizio reale, veniva in un punto che stava all'interno di un occhio. Ok? Cosa posso dire del massimo della funzione su questa faccia qua? Che sta nello stesso punto. Perché? Perché questo punto appartiene a questo insieme, cioè la faccia meno l'occhio. Questo insieme è più grande del mio. Allora, se quello è un punto di massimo su un insieme più grande, è anche un punto di massimo su un insieme più piccolo. Se io ci tolgo della roba, il punto di massimo, se ci sta, cioè se qua ci sta uno che è alto 1,90, che è quello più alto, poi faccio uscire tre persone e non faccio uscire a lui, se faccio uscire a lui, quello più alto passa a un altro. Se invece lui non lo faccio uscire, il più alto rimane. Quindi questo è il massimo. Allora, visto che il punto di minimo stava all'interno dell'occhio, cosa faccio? Non tolgo tutti gli altri occhi e la bocca, tolgo solo questo occhio qua e vedo che magari il punto di minimo si sposta su un punto che sta sulla frontiera di quella circonferenza, su quella circonferenza, frontiera di quel cerchio. A questo punto cosa posso dire dei punti di massimo e di minimo? Che il massimo sta qua e il minimo sta qua. Fine. Togliere questi non serve. Non serve perché quelli sono il punto di massimo e il punto di minimo su un insieme più grande, siccome stanno anche nell'insieme più piccolo, sono anche il punto di massimo e il punto di minimo su un insieme più piccolo. Quanti
problema che ho dovuto risolvere, qua, quanti punti stazionati ho dovuto trovare, quelli interni che magari non c'erano, e poi ho dovuto trovare due punti stazionati su due vincoli, quindi ho dovuto risolvere tre problemi invece di sempre. Quindi meno della metà del tempo. Chiaro? Quindi questo concetto è fondamentale.